Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e per chi è nuovo benvenuti. Io sono Alexandra. Alexandra? Alexandra, sì. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e per chi è nuovo benvenuti. Io sono Alexandra. Oggi in pratica farò un video diverso dal solito, e cioè ricreerò alcuni outfit primaverili prendendo spunto da Pinterest. Questo video è diverso dai miei video precedenti e per chi non li ha visti andate a guardarli. Comunque l'app Pinterest io fino a una settimana fa la usavo pochissimo. La usavo per prendere spunto sulle unghie, cioè di come fare le unghie, ma non ho mai guardato gli outfit perché me li guardavo su Instagram di solito. Da una settimana sono infognata con questa app appunto e vedendo foto di splendide ragazze e outfit stupendi ho pensato di ricrearli anche io e quindi fare questo video. Dietro qua sul portabiti ho preparato 5-6 outfit all'incirca. Inoltre sono tanti capi che io avevo in armadio, anzi tutti ce li avevo in armadio e che alcuni pensavo di non poterli più abbinare, ma in questo modo li sto dando una nuova vita e vediamo insieme se anche mi stanno bene, ecco perché non li ho ancora provati. E sono anche vestita un po' tipo diabolic con questa tuta presa da Primark un po' di tempo fa e che vi ho anche fatto vedere in una haul precedente. Vado in missione e mi munisco del mio telefono per farvi vedere appunto gli outfit. Ok, il primo outfit lo mostrerò alla mia sinistra oppure alla mia destra. Si tratta di un look total white con qualche accessorio marrone. Questo look lo adoro, mi piace tanto, lo trovo fresco, casual, elegante, che va benissimo in questo periodo primaverile. Ora vi faccio vedere i capi principali e successivamente li accessoriamo insieme. Ho pensato a queste scarpe, così color panna, bianco, e prese da Primark un po' di tempo fa. Li appoggio un attimo sotto, poi questi pantaloni sartoriali bianchi presi in precedenza, anzi qualche anno fa, da Calliope, questa camicetta in satin bianca sempre, presa da Zara anche questa un po' di anni fa, ma che metto molto spesso. La ragazza in foto ha una camicia in cotone, però io ho preferito mettere questa. Ora vediamo l'indosso. Mi sono messa la camicia, il pantalone bianco. La camicia adesso proverò a metterla all'interno del pantalone. Questa camicia è una XS ma è molto oversize e lunga anche. Chiudo il pantalone. Le scarpe ancora non le ho messe. Che le dite per ora? Comunque dovrei ancora mettere la cintura, la borsetta. La cintura che io uso è questa qua di Tommy Hilfiger, penso si pronunci così. Adoro questa cintura. La borsa che ho pensato di usare è questa qua di Jacquemus, questa qua bianca. Bene, ho ricreato il total look, spero vi piaccia, a me piace, lo trovo molto bello ed elegante appunto. Le scarpe penso di averle azzeccate. Il pantalone sartoriale un po' larghino,
la cintura, questa qua che vi dicevo, di Tommy Hilfiger, poi la camicetta in satin e la borsetta a mano, che posso anche mettere la tracolla, bianca. Perfetto. Mi piace molto e adesso che arriverà il caldo sicuramente indosserò questo genere di look. Molto bello. Passiamo al secondo look, un look altrettanto bellissimo, ma che diciamo un po' simile, perché è sempre sui toni del bianco e del beige. La ragazza, come vedete, ha le ballerine, un trend del momento. Io non ho le ballerine, ma ho delle scarpe molto simili. Ora ve li mostro. Allora, il pantalone l'ho scelto un po' diverso dalla ragazza, e cioè un po' più panna e non quel beige un po' più scuro, perché trovo che abbina un po' di più al maglione che metterò sulle spalle. Comunque questi pantaloni li ho presi da Calliope, il maglione da Primark, mentre la camicia da Zara. Sono tutti capi presi un anno, due, tre anni fa, ecco. Le scarpe invece userò queste qua. Sono molto simili a quelle della ragazza, solo hanno un po' di tacchetto così grosso dietro. Cerchiamo di ricreare anche questo look e vedere se ci piace. Chiudiamo anche la camicia. Dovrei aggiungere il maglione. Ok. Come vedete ho già messo le scarpe perché erano un po' più complicate da allacciare. Adesso la borsa, il maglione, che metterò in questo modo. Peccato che si vede un po' l'ombelico, anzi la pancia, con questa camicia, però va bene lo stesso. Ora la borsetta, questa qua nera, la tracolla, e aveva anche un paio di occhiali. Io metto questi qua che ho di Christian Dior, metti così. Quindi indosserò questi e i pantaloni che pensavo di non poterli più mettere in questa maniera mi piacciono tantissimo. Anche le scarpe da un po' che non le mettevo. Bellissimo. Ok, prendo di nuovo il telefono e praticamente il terzo look è un look bianco e nero con il blazer nero, maglietta bianca, jeans neri e degli stivaletti neri e borsa a tracolla. Molto bello, anche questo molto casual, rilassato e anche bello da vedere. Vi faccio vedere i miei capi. Allora, si tratta di questo blazer che uso tantissimo. Questo lo uso tantissimo, l'ho preso da Bershka in taglia M ed è grandissimo. Mi piace proprio la forma e il fatto che sia molto oversize. Poi ho questa maglietta di Nike. Anche questa la uso con tutto, con ogni outfit possibile. E questi pantaloni neri, presi da Shein molto tempo fa. Le scarpe che userò sono di Primark, e cioè queste. Sono leggermente col tacco più alto di quello che vedrete nella foto della ragazza, ma ho solo questi, fatti in questa maniera. Di conseguenza ci arrangiamo.
Indosso il tutto e ci vediamo dopo. Ho messo la maglietta. Ora metto tutto all'interno del pantalone. Se ci riesco. La cerniera. Bene. La chiudo. Mi piace questa maglietta perché è morbidissima. Molto morbida. Metto le scarpe. Non ho messo nessuna calza, ma va bene. Ora è a puro scopo illustrativo, quindi non ci esco. Ok. Non ha una cintura la ragazza, mi pare. Metto anche il blazer. Uso la stessa borsa di prima che ho messo qua, sempre a tracolla. E siccome non si vede il viso della ragazza, non so se ha messo degli occhiali, ma io metto gli occhiali di prima perché penso che ci stanno benissimo. Niente, che ne dite? Anche questo vi piace? Lo trovo un look molto casual. Questo è davvero casual, veloce da fare, semplice, anche comodo, perfetto per questa stagione, come anche gli altri due. Mi piace, mi piace. No, sono caduti gli occhiali. Passiamo al quarto look. Il quarto look è, come vedete, la ragazza ha un vestito, una camicia a vestito. Io ho questa qua presa, penso, su un sito trovato su Instagram 2-3 anni fa. Questo blazer di Primark, le scarpe che metterò e che penso siano uguali alla ragazza che vedete nella foto, sono questi qua di H&M. Indosso il tutto e poi ve lo mostro. Ho indossato anche la camicia vestito, così bianco, ottico. Mi piace molto questa camicetta. E andrò a mettere il blazer sopra. Ok, forse prima le scarpe. Sempre senza calza, vi dicevo, è soltanto a puro scopo illustrativo. Di solito non indosso senza calza, ma per far veloce, ecco. Allora, blazer sopra. Io prima d'ora non li ho ancora indossati questi outfit, quindi anche per me è una sorpresa. Bene, che le dite? Ora, anche per questo look uso questa borsetta, metto anche degli occhiali, questi occhiali. Penso di aver sbagliato e nel secondo look non avrei dovuto mettere questi occhiali, ma questi qua di Celine, che erano molto più simili a quelli della ragazza, questi qua. Vabbè, non importa, mi sono dimenticata, ma anche questi ci andavano benissimo. Che dite? Mi giro di qua perché ho lo specchio e quindi mi guardo. Comunque, bellissimo anche questo look. Passiamo al quinto look e metterò praticamente la gonna in pizzo, queste scarpe bellissime prese da Zara,
questa felpa che è diversa da quella che vedrete nella foto, è bianca questa, mentre la ragazza ha una felpa nera, io non ce l'ho e ho optato per questa, che avevo preso da Tally Welly, o Telly Welly, non so come si pronuncia, tempo fa, e questa gonna in pizzo, presa da Primark. Vediamo come stanno il tutto insieme. Come vi dicevo è bianca, quindi diversa da quella che ha la ragazza in foto, che è nera, ma penso che ci sta lo stesso bene, perché copre il sederino e sotto questa gonna in pizzo, bellissima, presa da Primark, metto gli stivali, che penso siano molto simili a quelli che appunto vedrete nella foto. Qua ho l'etichetta di questa gonna che dovrei togliere, ma devo fare molta attenzione a non scucire la gonna. A me piace, niente male. Anche con questa felpa diversa, bianca. Ok, metto la borsa e lei ha una borsa a tracolla, ho visto. Io uso questa di Polen, marchio francese. La metto come lei sempre a tracolla e ha anche degli occhiali belli grossi. Quindi io uso i miei, questi di Gucci. Spero stiano bene. Comunque fatti in questo modo. Devo dire che lo trovo un look molto simile. È stiloso. Sportivo, ma nello stesso momento molto stiloso. Bello. Forse è uno dei miei preferiti. Per il sesto e ultimo look userò la stessa gonna, cambierò le scarpe e tutto il resto. Userò questo blazer grigio preso da Calliope tempo fa, questi presi da Nuna Lee, negozio piccolino di nicchia, non so se ci sono altre catene, sicuramente ci saranno in giro per tutta Italia. Comunque così fatte tipo Mary Jane, un po' più altine delle Mary Jane, e userò gli stessi occhiali e una borsa, questa qua molto oversize. Mi metto il tutto e a dopo! Ho messo il blazer, successivamente metto anche le scarpe, ma devo allacciarle per bene. Vi evito questo inconveniente. Qui metto le scarpe, ho messo anche le Mary Jane. Come vedete la ragazza ha delle ballerine. Non è un trend che mi ha colpito tantissimo, di conseguenza ad oggi non ho comprato ballerine. Comunque queste le trovo anche molto carine. Uso questa borsetta oversize, presa da Calliope tanto tempo fa, lucida come le scarpe, e metto gli stessi occhiali, questi Gucci. Che ne dite? Anche questo ultimo look vi piace? Spero di sì. Io non lo trovo malvagio. Anche con gli occhiali oversize ci sta benissimo. Questo blazer potrei benissimo indossarlo anche come vestito, perché vedete è largo, lungo, eccetera, eccetera. Però in questo modo, mettendo la gonna di sotto, è più particolare, molto più bellino e fa una bella figura. Di conseguenza questa gonna, meno male che l'ho acquistata perché è versatile. Posso indossarla con t-shirt, con blazer, con maglioni e via dicendo. Ok ragazzi, io ho finito di mostrarvi tutti i 6 look che ho ricreato. Spero vi siano piaciuti, a me tanto. Sicuramente nei prossimi giorni, settimane, li metterò. Inoltre ho intenzione di fare ancora questo genere di video, magari con dei trend del momento, sempre prendendo spunto da Pinterest, e cioè
le Bermuda, il leopardato, eccetera, eccetera. Se vi piace, ditemelo nei commenti e ci vediamo alla prossima. Vi auguro buon weekend e un bacio a tutti. Ciao!